Lo scoppio del 38. C'era anche una bella tradizione che da bambini non è che capivamo molto, non c'era stata spiegata forse, che il pomeriggio del Venerdì Santo alle 3 suonava la sirena della fabbrica per ricordare queste vittime. E noi bambini, dovunque ci trovassimo, ci inginocchiavamo, facevamo un segno di croce, qualcuno pregava anche, ma si fermava per qualche minuto anche con le ferro. Una bella tradizione. È rimasto però questo momento che ogni anno viviamo insieme per ricordare queste persone che, anche non volendo, anche inconsapevolmente, hanno dato la loro vita per il lavoro. Dunque ricordiamo tutti quelli che ci hanno preceduto, specialmente coloro che hanno pagato con la vita la loro onestà, il loro sacrificio, il loro contributo alla vita di Colleferro. Ricordiamo anche contemporaneamente tutti coloro ai quali dobbiamo il nostro benessere, la crescita di questa città e tutte le cose che ci fanno stare bene. Diciamo per loro e per tutti i caduti sul lavoro, la preghiera cristiana per i defunti è molto breve, parla del riposo e parla dell'eternità e parla della pace. Chi la sa la dica insieme con me. L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore ci protegga, ci benedica, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Stamane abbiamo iniziato un po' in ritardo perché poco vicino da qui, nella sala ripari, c'è il convegno sulla memoria nel quale il secondo circolo didattico ricorda la figura del Cardinal Fagiolo e celebra in questo modo la giornata della memoria. Oggi si uniscono quindi due memorie, il saluto che io rivolgo alle autorità civili, militari e religiose è il saluto che invita ad essere noi per primi testimoni nei più giovani verso le future generazioni di queste due memorie. Una memoria importantissima che è quella della Shoah e una memoria tutta nostra che appartiene profondamente alla nostra comunità di Colleferrini. Molti di voi saranno di Colleferro. Io sono convinto che questi studenti che abbiamo con noi stamattina sono ragazzi di Colleferro, bambini di Colleferro. E a voi va passato un messaggio che è soprattutto una domanda fondamentale per la nostra comunità. La domanda è: chi siamo? Se siamo ancora noi? Noi siamo una città molto giovane, 80 anni non sono niente. Se paragonati alle città che con noi confinano, Segni, Cavignano,
hanno secoli, millenni di storia. Noi siamo una città bambina se paragonata a loro. Ma come diceva Don Nando, alcuni momenti peculiari, alcuni momenti principali della vita della nostra Colleferro hanno segnato il nostro essere comunità. Così quei ciociari, quei lepini, quei marchigiani, quei toscani, quei piemontesi, quegli italiani che da ogni parte di questo paese nel 35 e anche prima del 35, perché sapete che il nucleo fondante di Colleferro c'era già prima della fondazione, c'era agli inizi del secolo giù allo Scalo, c'era nel 1916, infatti è da poco concluso l'anno di anniversario della nascita del quartiere Santa Barbara, anche qui nel quartiere Santa Barbara il nucleo fondante della città di Colleferro. Così tutti quegli italiani, tutta quella popolazione, tutto quel miscuglio positivo di esperienze, di professionalità, di capacità, ha iniziato a vivere insieme producendo tutto quello che oggi è stato possibile produrre. La domanda chi siamo è proprio in questo senso: se noi siamo ancora quella città intelligente, quella città operaia, quella città produttiva, la famosa città fabbrica che ha condotto al benessere che diceva Don Nando poc'anzi e che ha condotto anche a momenti tragici come lo scoppio del 38. Quella mattina, sarebbe ieri l'anniversario, ma ci tenevamo al fatto che ci fossero gli studenti presenti, quella mattina di 79 anni fa successe qualcosa di incredibile. Io vi invito a leggere con attenzione il racconto che ne fa Don Umberto Mazzocchi, perché credo che umanamente non capiti molte volte di leggere quello che Don Umberto ha scritto. Don Umberto ha scritto che le deflagrazioni erano più forti dei bombardamenti che aveva sentito e vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo bene che le deflagrazioni furono più di una, sappiamo bene che il numero di vite umane sacrificate in fabbrica quella mattina furono non tanto degli operai che morirono sul posto durante il primo scoppio, ma delle decine e decine di operai, di ingegneri, di impiegati che si precipitarono sul posto per soccorrere i primi e furono a loro volta vittime del secondo e delle altre deflagrazioni che in quella mattina tragica avvennero in fabbrica. Così quelle decine di caduti che noi ricordiamo ogni anno anche il giorno di Santa Barbara nel cimitero comunale, nel sagrario che sta giù in Corso Garibaldi, meritano stamane la nostra attenzione e la nostra memoria e con il loro sacrificio contribuiscono alla risposta alla nostra domanda di prima, quella sul chi siamo, se siamo ancora la comunità operaia e operosa che tanti anni fa decine di donne e di uomini hanno contribuito a far nascere. La mia risposta è sì, naturalmente. La mia risposta è sì, ma io parlo per il presente, parlo per un presente recente e a breve gittata. Sicuramente a voi tocca, e lo dico soprattutto a voi, perché i custodi della memoria, come abbiamo detto stamane, sarete voi, perché voi fra 50, fra 60, fra 70 anni dovrete al posto nostro raccontare cose che nemmeno noi abbiamo vissuto, ma che almeno noi abbiamo udito dalle voci, dai racconti dei nostri nonni. Fra 80 anni non ci saranno neanche più i nostri nonni, quindi il racconto sarà ancora più difficile, ancora più edulcorato, ancora più complesso, e soltanto una comunità che sentirà visceralmente quei fatti e quegli accadimenti come propri sarà in grado di trasmetterli in maniera intelligente, in maniera costruttiva, in maniera positiva, in maniera particolarmente attenta al concetto di memoria che esiste e sussiste solo quando non è semplicemente un ricordo sterile, un appuntamento tradizionale, una routine, ma è un passaggio di consegne fra una generazione e un'altra che hanno dinanzi a loro il passato e il futuro della propria gente. Quindi, in conclusione, senza dilungarci troppo, senza farvi perdere ore importanti di lezione e di studio, perché sarete sicuramente preoccupati per tornare subito a scuola, il saluto va soprattutto a voi, che li vedo che sono già ansiosi di tornare in classe, professoressa, sono giustamente, è chiaro.
Il saluto è a voi, a tutte quante le forze dell'ordine, alle associazioni, alle autorità civili e religiose che stamattina sono intervenute insieme a noi per ricordare quello che Don Nando ha detto giustamente: noi definiamo ormai da anni come lo scoppio del 38, davanti a questo monumento che a loro è dedicato, che a loro è consacrato e che eternamente li ricorderà nell'adempimento del loro dovere. Vedete, e qui concludo davvero, in Italia caduti sul lavoro ce ne sono stati tantissimi, sicuramente troppi, sicuramente da ricordare. Buona giornata a tutti.